È una bella serata quella di stasera, siamo tantissimi al Centraliende a presentare i candidati della coalizione del centro-sinistra. La mia felicità è anche quella di avere anche i candidati delle liste che correranno insieme a noi, quindi insieme, più Europa con Emma Bonino, manca per impegni politici in altro luogo il candidato capolista della lista della Civica Popolare di Lorenzin. Votare il centro-sinistra oggi significa continuare a dare un futuro riformista, democratico al nostro Paese, farlo sempre con i valori che ispirano il centro-sinistra, che sono l'antifascismo attuale e ispirato ai valori antichi e l'europeismo di cui tanto si sente parlare. E sempre condito con quello che in questi giorni è alla cronaca di tutti, la tolleranza e l'eguaglianza. Quindi sarà la nostra campagna elettorale, come ho già avuto modo di dire, da lavoratori della politica. Cercheremo tutti in ogni piazza, in ogni strada, lo faremo con umiltà ma anche col grande orgoglio di appartenere alla comunità del centro-sinistra. Io credo che si debba votare intanto per la coalizione di centro-sinistra e poi per la lista Più Europa, perché mai come oggi c'è bisogno di Europa per il nostro Paese, perché il rischio che corriamo è veramente grande, il rischio dei populismi, il rischio di quelli che per un voto in più professano l'uscita dall'Europa, addirittura il referendum che sarebbe per l'Italia la peggior sciagura che possiamo immaginare. Noi ci salviamo, l'Italia resta un paese forte e credibile se resta dentro all'Europa e se contribuisce a migliorarla l'Europa. Perché votare la nostra lista? Votare la lista perché è una lista formata da ragazzi giovani, da ragazzi che hanno voglia di portare avanti i valori di una sinistra riformista, che vuole pensare all'Europa come un'opportunità, come qualcosa che possa portare nuovi diritti per tutti i cittadini, valorizzare le disuguaglianze e soprattutto risolvere delle tematiche importanti del lavoro, delle disuguaglianze economiche, dell'ambiente, del territorio, tutto quello che è vicino alle persone e alle famiglie. Tutte tematiche che sono vicine alle forze che compongono la coalizione d'insieme e poi a tutto il centro-sinistra.